Buonasera, eccoci di nuovo in diretta per la puntata di Voci Radicali. Voci Radicali questa sera avrà come ospite Angelo Rossi, che potete appunto vedere qui con noi. Angelo Rossi, segretario dell'associazione Aretina Radicale, Aretina, che si chiama Libera Aperta. Ciao Angelo, grazie di essere qui con noi. Ciao a tutti i web ascoltatori. Allora, con Angelo Rossi parliamo di partiamo, diciamo, questa conversazione a parlare di un evento che si è svolto sabato 23, se non sbaglio. Però, ecco, volevo prima di entrare subito nel merito, che tu magari rapidamente facessi un attimo una presentazione a tutti i nostri video web ascoltatori di questa associazione Libera Aperta. Dove sta, che cosa, qualche contatto e quanti siete, per esempio. Diciamo qualche minuto rapidamente. A te, Angelo. Vabbè, sinteticamente Libera Aperta esiste dal 1999, da quando è stata formata, quindi una delle associazioni radicali della galassia radicale più antiche, diciamo, sul territorio. È un'associazione liberale, libertaria e radicale, con sede qui a Arezzo. I nostri riferimenti potete trovarli tutti direttamente nel sito dei Radicali Italiani. Se voi cliccate sulla regione Toscana, veniamo subito noi, mi sembra per primi, cioè Libera Aperta, lì ci sono tutti i contatti. La nostra attività politica è ormai ultradecennale, diciamo, è portata avanti su vari fronti. Sul fronte territoriale, innanzitutto, noi abbiamo tenuto, a differenza di tanti altri tipi di associazioni, a lavorare molto sul territorio. Per questo uno dei prodotti più interessanti che sono venuti fuori negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni, è quello di Informarezzo, che è un giornale online che si occupa della cronaca aretina, ma non solo, anche della politica nazionale e internazionale, però fondamentalmente con l'occhio privilegiato a tutto ciò che succede nella nostra città, e ha avuto un grandissimo successo. E quello, diciamo, è la nostra punta di diamante. Per il resto facciamo quello che fanno tutti: i tavoli, le firme, via dicendo, and Perfetto, so on. quindi Aperta è anche editrice di un giornale online che si chiama Informarezzo, questo è importante. Allora, veniamo un pochino un attimo a questo evento che c'è stato il 23 giugno, che praticamente promosso appunto da Libera Aperta era un incontro tra associazioni toscane e umbre, se non vado errato, in cui era appunto presente Libri.tv, che ha girato in due video, il cui secondo video sta in via di pubblicazione perché abbiamo avuto un po' di problemi tecnici. E con appunto dei rappresentanti delle associazioni toscane, presente anche dal partito, quindi da Roma, Michele De Lucia, tesoriere dei Radicali Italiani, che peraltro ha fatto un lungo intervento molto, diciamo, abbastanza pesante per certi aspetti, di cui poi parleremo. E questo in qualche modo si può collegare una lettera che avete mandato anche a Notizie Radicali, in cui in qualche modo perlomeno si manifestavano delle preoccupazioni sull'efficacia della forma partito, ma anche l'esigenza di una sinergia, di un collegamento delle associazioni toscane. Ecco, come ti sembra che sia andato questo incontro? Ma è stato diciamo, questo qui è un piccolo sasso che noi abbiamo lanciato nello stagno, no? Per vedere anche un po' quello che succede. E le reazioni un po' anche di tutte le altre associazioni, che mi sembra che siano state positive. Tutto è nato da una riflessione che ormai è ciclica all'interno del nostro movimento, che è quella di riuscire a dare più forma e più forza alla nostra azione politica, in virtù del fatto che poi spesso noi siamo anche vicini a tante altre realtà territoriali con le quali potremmo collaborare in sinergia, tranquillamente, su tantissimi tipi di argomenti. Tutto questo non viene fatto, siamo completamente dissociati, tutti quanti. Nessuno conosce, oppure sporadicamente ci frequentiamo. Siamo come dei tanti bambini autistici piazzati sul territorio, che ognuno sviaggia per i fatti suoi, che va benissimo, voglio dire, però una sorta di non coordinamento, quella C minuscola, come ne diceva Michele, sarebbe auspicabile, per dare più forza anche alle battaglie politiche che facciamo, specialmente quando hanno dei connotati perlomeno anche regionali, nazionali e via dicendo.
Quindi c'era stata questa riflessione che, appunto, ripeto, era ciclica. Di lì siamo partiti con una lettera che abbiamo mandato un po' a tutti, diciamo, i capoccia del partito. Ci avesse risposto uno, però questo ha dato il via, diciamo così, a un dibattito. Questo dibattito, questo dibattito poi è andato avanti e si è concluso, si è sfociato in questo incontro. La lettera sostanzialmente diceva quello che hai annunciato tu e che potete trovare anche nel sito dei Radicali Italiani perché è stata pubblicata. Noi praticamente chiediamo che ci sia un impegno da parte della dirigenza a cercare di riportare un po' di, chiamiamolo osmosi, di sinergia, come vi pare, insomma, tra quello che è il territorio, le realtà territoriali, le associazioni e il grande centro, perché secondo noi questa qui è l'unica forma per riuscire a uscire un po' da questo ghetto nel quale ci siamo rinchiusi, questa insieme a tante altre cose. L'incontro quindi è nato su queste basi, cioè basi di cercare collaborazione, cercare sinergia, cercare dei punti in comune da poter portare avanti insieme, insomma. Perfetto, e diciamo in conclusione di questo incontro un pochino quali sono state le, diciamo, le conclusioni, quali sono state le decisioni che si sono prese, se ce le puoi comunicare a tutti coloro che ci seguono e soprattutto che ci seguiranno magari in registrata on demand sul sito. Si è passati a una di qualcosa di nuovo rispetto a questa esigenza di coordinamento oppure no? Ma diciamo la strada è lunga perché allora cioè, non c'è cosa veramente più difficile che mettere insieme più di due radicali messi insieme, è una cosa veramente impegnativa e questo lo sai benissimo, però ecco qualcosa è venuto fuori. Innanzitutto si è deciso di creare una sorta di laboratorio, chiamiamolo così che è una bella parola, suona molto bene, nel quale cercare di proporre delle idee che possiamo sviluppare di politica in comune. Ci sono tante iniziative, da questa ultima ad esempio dei Radicali Italiani sulle piccole e medie imprese, è una, ma ce ne saranno altre mille che ci possono venire in mente, per la quale noi ci possiamo coordinare, tra virgolette, e cercare un'azione comune. Ecco, e questo laboratorio qui abbiamo deciso di svilupparlo all'interno della Mielilisc Toscana, c'è Giusy Nibbi, che è una nostra... è una nostra militante che sta elaborando questo documento per lanciarlo e vedere poi eventualmente le reazioni e di lì si spera che venga fuori qualcosa. Io sono stato già ricontattato da altre associazioni che avevano partecipato e hanno detto ma guarda Angelo questa cosa, questo incontro, perché poi fondamentalmente è un incontro, non solo è stato utile ma dovremmo farlo più spesso, dovremmo cercare di vederci, di sentirci, e questa è una cosa importante, cioè questa non comunicazione tra noi è veramente deleteria per tutto il movimento. E quindi sì, c'è stata una bella dialettica, poi peraltro diciamo dagli organi di partito, era presente anche Giulia Simi, che se non sbaglio appunto lei di Siena, che è presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. E tra gli interventi c'è stato quello di Michele De Lucia, che insomma è stato un intervento fiume di più di un'ora che Libri.tv appunto ha ripreso e che pubblicherà, in cui in qualche modo ha portato a conoscenza un pochino di questa realtà locale, appunto che era la realtà, che è la realtà toscana, delle associazioni tematiche, delle associazioni locali toscane, di una situazione un po' spesso conflittuale anche all'interno della dirigenza, nel momento in cui appunto il link diciamo era la richiesta di sinergie tra associazioni toscane, e però Michele De Lucia insomma ci ha narrato, ci ha rivelato che insomma queste sinergie spesso non si trovano neanche all'interno del partito, il che insomma è anche abbastanza preoccupante sentirlo dire da lui che è tesoriere di Radicali Italiani. Come ti è sembrato? L'intervento di De Lucia è stato un intervento che nessuno si aspettava. Forse non aiutato, però diciamo così, incoraggiato dall'atmosfera che si era creata lì, di un dibattito molto aperto, nel quale discutevamo di cose anche importanti, secondo me, cioè, che riguardano un po' anche le sorti del nostro movimento. Cioè, ne stavamo parlando, quella è la cosa che manca veramente, cioè parlarne. E lui si è sentito incoraggiato probabilmente a uscire un po', tra virgolette, allo scoperto,
su determinati suoi pensieri, sulla galassia radicale in particolare, e lì è stato, cioè Ceri è stato documentato, è stato abbastanza netto, chiaro. E tra l'altro io mi sento di condividere ampiamente quello che ha detto, ora i web ascoltatori non sanno di cosa sta parlando, lui in pratica, vuoi dirlo tu che sei più neutro, diciamo? No, per carità, non è che non chiediamo neutralità, chiediamo un report in qualche modo da questo evento, chiediamo a te, poi magari aggiungere anche il commento, ma sei tu l'ospite, a te la parola. Lui sostanzialmente, partendo dal seminario, famoso seminario di Chianciano, ci ha letto degli stralci dei suoi interventi e ha parlato un po' di quello che è il suo pensiero. Riguardo alla galassia radicale, diceva, è stato abbastanza netto e ha detto una cosa che personalmente vi sottoscrivo e che in molti sentono, la vera cioè non funzionalità, assoluta disfunzionalità della galassia radicale per come è strutturata adesso, per come forse 10 anni fa poteva essere un'idea brillante quella di separarci in miliardi di parti. Però c'è un principio fisico che secondo me vale dall'astronomia alla politica, che è quello che le galassie si allontanano e qui tutto si sta allontanando. E questo è il grave problema. Quando hai un movimento come il nostro, carico di storia, ricco di idee, ma piccolo, il rischio della diaspora, della frammentazione più totale è palese. E ora che appunto si è palesato, anche perché l'ha detto De Lucia, non lo sto dicendo solo io, ecco, è qui e adesso che dobbiamo intervenire. E quello che ha detto Michele, secondo me, è stato importante, perché una presa di coscienza, detta dal tesoriere dei radicali italiani, una presa di coscienza forte, che io spero, mi auguro, che i membri, i capoccia del partito comincino un po' a pensarci seriamente. Sì, no, peraltro questo, diciamo, tema molto importante, su cui io peraltro da tempo sono abbastanza sensibile, scrivo e argomento nei luoghi dove posso, era stato anche nella vostra lettera in qualche modo già annunciato, perché si parlava anche lì di una, diciamo, non più efficacia di questa forma partito radicale per affrontare le varie tematiche radicali, c'era e anche appunto il discorso delle sinergie. Io registro, sentendo un po' qui e un po' lì, soprattutto su internet, che c'è una certa nuova, tra virgolette, generazione di radicali che si rende conto che questa cosa non può andare avanti oltre, che questa inefficacia, soprattutto in un partito dove sappiamo le risorse economiche sono poche, le risorse umane, perché poi alla fine anche lì è importante, siamo sempre meno, quindi bisognerebbe utilizzarle con il massimo delle sinergie, e invece queste sinergie non si realizzano, quindi alla fine anche l'incisività è ridotta, la possibilità di cambiare, di riformare, di raggiungere qualcosa, se ognuno lavora nel proprio ambito in modo slegato, diventa un po' come svuotare il mare col cucchiaino, insomma. Sì, secondo me bisognerebbe cominciare a porci delle domande, perché questa è una fase che deve essere di riflessione seria. Perché più che darsi delle risposte, che forse qualcuno ce l'avrà, ognuno nel proprio intimo se le sente qualcosa, però innanzitutto è necessario fare una cosa che non è stata fatta finora, cioè porsi delle domande. Allora, la prima domanda è questa: nel momento in cui tutte le tematiche radicali che abbiamo portato avanti per decenni si stanno materializzando, il movimento radicale non sta prendendo assolutamente nulla a livello, come dire, di riconoscimento, bravo, di riconoscimento. Non prende assolutamente nulla di riconoscimento e se te ci vai a guardare quasi tutti i temi, tutto quello che vi dicevamo, che è stato detto, che è. Si è verificato e adesso ci troviamo in una situazione invece per la quale gli italiani neanche ci riconoscono più. E dobbiamo chiederci il perché, dobbiamo chiederci dov'è che non è stata efficace la nostra azione, cominciare a porsi delle domande, come uscire anche da questa situazione, se è una situazione risolvibile o perlomeno
Insomma, quello che io. Cioè, in psicanalisi sarebbe che innanzitutto bisognerebbe cercare di farsi un po' autoanalisi. Una volta che hai riconosciuto il problema, poi puoi cercare di risolverlo. E io penso che in questa fase sia necessario dibattere quanto più possibile, sentendo quanto più gente possibile, quanto più militanti possibile, aprire un dibattito, riuscire a capire un attimino, riuscire a parlarne, e far uscire un po' questi problemi che ci sono e cercare delle soluzioni sostanzialmente. Beh, poi peraltro Michele ha usato anche insomma, un'espressione abbastanza grave, che ha detto, ovviamente parlando della galassia, da solo non si salva nessuno. E quindi ovviamente richiamando diciamo un pericolo grave per quanto riguarda questo movimento, e che in qualche modo deve riuscire a superare un pochino anche una forma partito diciamo carismatica intorno a un leader, e magari riuscire a organizzarsi affinché le sue idee, che secondo me sono la cosa più importante che ci ha trasfuso, abbiano le gambe per poter camminare anche nei prossimi decenni, speriamo per tantissimo tempo, insomma. E quindi è una cosa che bisognerebbe mettersi in testa, che va fatta un po' tutti quanti insieme. E peraltro, proprio su questo, nella lettera famosa, perché lì insomma io un po' vi ho inquadrato, proprio interessato a questa lettera che avete mandato, che è stata pubblicata peraltro da Walter Vecellio su Notizie Radicali, una degli strumenti che voi proponevate era anche quello di una certa visibilità sulla radio radicale, che riguarda le associazioni è carente. Ecco, vuoi specificarci meglio questo argomento? Io mi riallaccio a quanto detto all'inizio. Secondo me, una delle soluzioni plausibili, possibili, diciamo così, per uscire fuori da questa fase, è quella di recuperare almeno in parte il territorio, cercando di far lavorare al meglio le associazioni che sono già sul territorio, supportandoli in tutti i modi possibili, e cercare di portarne avanti di nuove. Cioè, non vedo un movimento che ha solo una testa e non ha nessun tipo di articolazione nel territorio. Secondo me è un movimento che è destinato a fallire alla lunga, capisci cosa intendo? Quindi non, con questo non è che voglio dare una struttura a partito, neanche io ho chiarissimo quale può essere la soluzione, se no voglio dire sarei un super genio, insomma. Però sento dentro questa cosa che se si creasse un'osmosi, una sinergia efficace tra quello che è il centro e la periferia e tutti coloro che sono nel territorio, a quel punto probabilmente, curando bene le associazioni, si potrebbe, in un progetto di media durata, lunga durata, perché non sono cose queste che le risolvi in 5 secondi, ovviamente. Ecco, puoi riuscire a riottenere quello che i referendum, secondo me, ci hanno tolto, perché noi finché abbiamo avuto la grande spinta referendaria, con militanti su militanti che arrivavano e se ne andavano via 10, ne arrivavano 50 col referendum successivo. Ecco, non è più così, ma non è più così da tempo ormai, e questo si vede adesso. Progressivamente ci siamo completamente, come dire, atrofizzati, perché non abbiamo avuto più questa spinta propulsiva del referendum, è evidente. Allora, se non hai la spinta propulsiva del referendum, perlomeno devi tenere in piedi quanto più possibile le realtà territoriali, portarle avanti, cercare di supportare, perché in qualche modo i militanti in questo movimento ci devono esistere. E il fatto che il problema delle tessere, che tutti gli anni è sempre più gravoso, è anche legato a questo, perché la militanza va scomparendo. Allora devi chiedere il perché di tutto questo, perché sta scomparendo, quali sono i motivi? Un po' te l'ho detto, insomma. Sì, no, un altro, diciamo, degli argomenti che un pochino Michele ha toccato nel suo intervento, e che secondo me è un'altra cosa importante, che peraltro appunto non per autocitarmi, ma vado sostenendo da tempo, è un pochino, diciamo, quello dell'abbandono della presenza del partito, non dei militanti, del partito sull'online, su internet, su contenitori, diciamo, che possano essere di comunicazione, ma non anche lì ciascuno per propria iniziativa. La dirigenza su internet è
scarsamente presente, soprattutto Hai presente la in persone. domanda che ho fatto a De Lucia? Era proprio su questo e io, guarda, la ripeto qui, noi 10 anni fa, forse più, eravamo non all'avanguardia, eravamo ultra riguardo a tutto quello che era internet e questo nuovo modo di comunicazione. Qualcosa si è interrotto perché ci hanno fottuti altri, voglio dire, che sono stati più bravi, anche più capaci a prendere in mano questo pallino, cosa che avevamo. E questo è inspiegabile. Lui ha fatto una battuta che se vuoi la dici te al riguardo No, 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 perché io sulla adesso forse. selezione naturale inversa, mettiamola così. È una grave ammissione anche questa qui di responsabilità, nel senso chi doveva curare questo settore che è strategico, è fondamentale, fondamentale, evidentemente ha peccato da qualche parte. Ha sbagliato, cioè qualcosa da essere all'avanguardia, ritrovarsi a fare battaglie di retroguardia pure su internet, è pazzesco questo, è semplicemente pazzesco. Quindi hai ragione perfettamente quando dici che è il partito o comunque sia la direzione che avrebbe dovuto mandare avanti e portare avanti questo discorso di internet all'ennesima potenza, perché c'era da investirci tutto, tutto. E chi ci ha investito tutto avrà i suoi frutti. Noi invece non siamo partiti bene, poi. Vai, Sì, ma continua tu. insomma noi eravamo il partito telematico in altri tempi perché avevamo ancora digitale, insomma ci stavano varie realtà che erano appunto, come dicevi tu, all'avanguardia. Oggi ci sono purtroppo anche su questo versante, oltre che scarsezza di presenze, direi anche una certa conflittualità interna, anche su quelle poche presenze digitali nel partito. Esatto, vero, Purtroppo... vero. E poi, come dicevi Michele, quando ha parlato appunto della selezione inversa, chiaramente accennava un'assenza di, se non altro, di meritocrazia per quanto riguarda questo aspetto che è molto importante. Però, perlomeno, sarebbe interessante, proprio De Lucia, insomma, si è dimostrato in passato sensibile su questo, che, per esempio, tramite la radio, che insomma, bene o male, è un'emittente nazionale, Radio Radicale, le associazioni avessero un loro spazio e De Lucia curava uno spazio, adesso se non sbaglio insieme ad Alessandro Massari, proprio sulle associazioni per dar voce a loro ed erano voci che andavano in tutta Italia, quindi una capacità, uno strumento di aggregazione, però questo strumento non c'è più. No, comunque, vabbè, c'è Hyde Park Corner, mi ha anche ospitato Michele l'altra settimana, è stato molto gentile, dove le associazioni hanno il loro spazio a l'una di notte, vabbè, non importa, però non è quello il problema. Sì, la radio può dare una mano strutturando anche trasmissioni ad hoc, comunque sia incentivando una certa osmosi con il territorio, e questo sarebbe importante. Però io vorrei ritornare ancora un passo indietro, perché la radio io la vedo comunque uno strumento pas del passato. E scusatemi tanto, io anche tutta questa deificazione di Radio Radicale, io non la sento come uno strumento propulsivo per il movimento, cioè di quelli dirompenti. Poteva esserlo 30 anni fa, ma adesso non lo è. Adesso c'è da buttarsi in tutt'altre lidi. Ci sono delle strade che vanno intraprese, che sono le strade telematiche, e lì siamo a zero quasi o conflittuali, come dicevi te, e quello è il punto, il problema, perché noi potremmo sopperire, come fanno altri, alla partitocrazia, a tutti quelli che ci hanno voluto distruggere, e lo stanno facendo con un'efficacia meravigliosa, devo dire. Ecco, possiamo sopperire attraverso internet, se non più che con la radio, però deve essere una cosa strutturata, essere una cosa comunque organizzata, con un capo e una coda. Se no, non ha alcun senso che io mi metto a fare una cosa, tu te ne metti a fare un'altra, si fa sempre il solito discorso, siamo un branco di cani sciolti e basta. Questo non è funzionale per il movimento, secondo me, capito? No, no, ma sì, quello che dice è giusto, è importante. Io parlavo, diciamo, di una ripresa di un qualcosa a costo zero, ecco, insomma, essendoci che la radio già c'è, insomma, utilizziamola più massicciamente anche per le associazioni e anche magari con dei fili diretti che conquistano, cosa che da un po' di tempo, un po' di anni, sono sempre più scarsi, fili diretti magari con la dirigenza, come si faceva un tempo, insomma. Sì, dal Io punto di vista di fare personalmente qualcosa sono adesso, stato davvero. taglierei
scusa, taglierei quanto più possibile. Quanto più possibile di rami secchi cercherei e cercherei di buttarmi in quello che potrebbe essere l'unico futuro per la nostra, per divulgare l'informazione. Cioè, se c'è da investire 100 euro, vanno investiti secondo me sul web, assolutamente. Non in volantoni, roba sì, io sento delle robe allucinanti a volte che mi sembra di avere a che fare con gente che è rimasta agli anni 70. E questo è bello da un lato, però in un movimento che ha praticamente a zero soldi in questo momento, tutto quanto. Cioè, internet è l'ancora di salvataggio, cioè, è tutto quello che ci potrebbe salvare, quasi a costo zero, però a patto che ci sia una volontà di investire anche quel poco che c'è di risorse umane e economiche su andando a parlare alla gente attraverso il web. Insomma, io la Sono vedo così. perfettamente d'accordo con te, Angelo. Stiamo andando rapidamente verso la chiusura di questo spazio. D'altra parte, noi Liberi.tv siamo l'esempio vivente, insomma, del gradimento di questo strumento e cerchiamo di utilizzarlo al meglio anche per dare voce a tutti e anche a voi, ovviamente. Volevo chiederti, appunto, in conclusione, un tuo commento, visto appunto che si tratta della Toscana. Dell'Espluga Radicale a Pistoia, proprio perché il volantone mi ha fatto venire in mente l'Espluga Radicale a Pistoia Mi stai all'inchiesta. prendendo per il culo pesantemente, cioè, nel senso, no, Pistoia è stata una tragedia totale, ma anche a Carrara è stata una tragedia totale, però la differenza tra Carrara e Pistoia è stata che a Carrara sono stati lasciati completamente a se stessi, mentre a Pistoia hanno avuto un supporto quasi totale. Quindi, cioè, se a Carrara hanno preso 50 voti, va bene. A Pistoia vuol dire che c'è stata tutta una serie di strategie sbagliate, visto che ci sono stati investiti soldi, sono venute tutti i papaveri sono venuti, insomma, eppure non c'è stato un risultato. Però bisogna anche guardare le cose come stanno. Cioè, la realtà di Pistoia era già frammentata per i fatti suoi. Cioè, si sono trovati sotto elezioni con, diciamo, il movimento che era frammentato, a quanto ho capito, in varie parti. E è stata scelta, come al solito, la strada. Come al solito, come altre volte è stata scelta la strada ecologista, che sinceramente a me crea qua più che qualche perplessità, più che qualche perplessità. E questi sono i risultati, insomma. Angelo, siamo in chiusura, vuoi mandare un messaggio e soprattutto ricordare i contatti di Libera Aperta che appunto seguiremo e appena avremo la possibilità vi risentiremo con nuove iniziative. Perfetto, allora guarda, ci potete trovare appunto all'interno del sito dei Radicali Italiani, cliccando Toscana, ci trovate direttamente Libera Aperta con tutti i recapiti mio e del tesoriere e via dicendo. Abbiamo un sito web che si chiama www.liberaperta.it, dove ci si può anche iscrivere direttamente e trovare qualsiasi tipo di informazione sulla nostra associazione. Poi c'è il sito di www.informarezzo.com, che è il nostro organo, diciamo così, di informazione, di cui siamo orgogliosissimi. Si vede dalla faccia che sono orgogliosissimo. Però guarda, veramente è un successo strabiliante. Quando ti riesce a fare qualcosa e vedi che ci hai preso è bellissimo. E devo dire che appunto la strada, io mi ripeterò fino alla nausea, è quella delle autostrade informatiche. Poi facciano come vogliono. Sì, ma poi peraltro ci sono gli esempi di movimenti referendari, quello come sull'acqua pubblica che si è fatto soprattutto con la presenza su internet, di Grillo che è venuto fuori da internet, ha voglia a dire che l'online non smuove, insomma, ecco. Ma scherzi veramente, ma scherzi veramente. Cioè, che veramente non c'è percezione del futuro in questo senso. E pensare che appunto eravamo all'avanguardia. Guarda, è da darsi le mazzate veramente. Ok Angelo, io ti ringrazio di questa tua partecipazione, Ora faccio gli auguri a Libera Aperta. che siete forti, mi raccomando, perché c'è bisogno tantissimo. Grazie a voi. Grazie per i complimenti, sono molto lusinghieri. Grazie ancora, auguri a Libera Aperta, vi riavremo e vi lascio a tutti voi che ci seguite per la prossima trasmissione. Che sarà la trasmissione sull'economia tenuta da Alfredo Pauciulo, Spazio Economia e Mercati. Grazie ancora, ciao ad Angelo. Oh, ciao.